Noi avevamo il fiore all'occhiello italiano che era rappresentato dagli stabilimenti balneari, dalla balneazione attrezzata che ci invidiava tutto il mondo, e lo Stato vuole distruggerlo. Possiamo avere qualcosa di buono che rimanga italiano? Gli imprenditori balneari scendono in piazza a Roma contro la legge vergogna, dicono da SIB e FIBA, che intende rassegnare le concessioni balneari tramite gare pubbliche senza il riconoscimento del valore aziendale delle imprese. In centinaia venuti da tutta Italia per far sentire la loro voce al governo. Stiamo difendendo l'identità, stiamo difendendo il Made in Italy. Oggi non ci sono i sindacati in piazza, ma ci sono tutte le famiglie dei balneari italiani che si vedono usurpare un sacrificio che viene da tre generazioni. Noi non riusciamo ancora a capire come sia possibile mettere in discussione un settore che funziona, che è l'emblema del turismo italiano, viene messo in discussione con un emendamento lacunoso e contraddittorio che non darebbe nessuna certezza alle imprese attuali. La difesa delle spiagge da un vero e proprio esproprio di piccole e medie aziende è oggi necessaria per affrontare un momento difficile con la pandemia prima e il conflitto in Ucraina dopo. Il provvedimento rischia di azzerare un sistema economico patrimonio del nostro paese. Adesso ci vogliono buttare fuori a tutti, per cosa? Per le multinazionali o per la mafia addirittura, perché ci sarà della mafia dentro, perché noi povera gente non possiamo andare a investire quello che la mafia o la multinazionale va a dare. La soluzione è quella di lasciare in essere le concessioni attuali, portarle a scadenza e poi valutare le gare in base alle varie tipologie, perché in Italia non c'è un solo regime di concessione, ce ne sono tante e non hanno la stessa durata.